Andiamo a vedere, ragazzi, insieme il team di bilanciamento di LOL per i giocatori di livello bronzo, come io che faccio le patch. Guardami, mamma, lo stesso livello di gioco. Allora, ragazzi, bimbi che giocate a LOL, sono lo sviluppatore Riot. Come potete vedere, sono Riot Scruffy, come lo scroto di livello di gioco e di design che stiamo creando. E infatti, ragazzi, è fatto per farvi giocare tutti i campioni che volete giocare. Si possono giocare tutti. Aspettate, datemi un secondo solo. Allora, loro hanno detto che ragazzi, voi potete giocare tutti i campioni, ok? Tutti i campioni. Adesso vediamo un attimo. Ragazzi, vediamo insieme tutti i campioni. Non vi preoccupate, adesso li vediamo tutti quanti. Allora, MSI, prima partita, game 2. Vediamo un pochettino che personaggi piccano. Udyr, Lee Sin, Kai'Sa, Tristana, Leona. Vediamo, game 3, cosa piccano. Oh, incredibile! Udyr, Kai'Sa, Leona. Non c'è problema, vediamo. Game 4, cosa piccano? Anzi, no, il game 4 ancora non l'abbiamo visto, non me lo voglio spoilerare. Vediamo, prendiamo MSI Mad Lions, go. Vediamo, Royal versus Mad. Vediamo la draft, perché gioca. Ragazzi, il bilanciamento è fatto per farvi giocare campioni diversi. Incredibile! Kai'Sa, Leona, Gnar, Morgana. Ok, ma non è un problema. Sicuramente, se andiamo a vedere un'altra partita, giocheranno campioni diversi, no? Vediamo un pochettino i campioni diversi. Oh, incredibile! C'è ancora Kai'Sa e Morgana. La madonna, stiamo giocando gli stessi campioni. Però aspetta, ecco perché c'è bannato Udyr, c'è bannata Leone, c'è bannato Lee Sin. Ecco perché non li hanno piccati. Ma non è un problema. Vediamo un altro game. Oh, incredibile! C'è ancora Morgana, Kai'Sa, Leona, Gnar, Lucy. È incredibile. Aspetta, vediamone un altro. Riot, bravissimi. Vediamo. Oh, incredibile! Lee Sin, Morgana, Tristana, Kai'Sa, Gnar, Leona, Udyr, Riot, incredibile! Quanti campioni diversi! Stiamo veramente sviluppando il gioco perché voi possiate giocare tutti. Ragazzi, li potete giocare tutti, però ne sceglierete uno in croce. Però li potete giocare. Noi ve ne mettiamo 180, però di forte ce n'è uno in croce, porco Dio, no? Scusate. Giusto, Riot? Ma andiamo avanti. Voglio vederlo da YouTube, ragazzi. Lo voglio su YouTube. Non dovete essere costretti a giocare i campioni scelti dai professionisti o quelli più popolari. Voi, ragazzi, potete piccare il personaggio che volete, tipo Ziggs. Voi potete piccare il personaggio che volete, tipo Ziggs. Vedete, ragazzi? Voi potete piccare Ziggs. Poi è una merda. È una cazzo di merda, però voi lo potete piccare. Anche se una merda. Voi potete, anche se una merda, piccare Ziggs. One trickare un personaggio di merda. Bene. Vero? E giustamente ci mettono Aphelios nei 200 anni di bilanciamento. Sì, vero. Ragazzi, da quante partite non vedete giocare Taric? Ornn? Da quante partite non vedete giocare Warwick? Però, ragazzi, loro fanno un controllo costante in modo che ogni patch ci siano più campioni giocabili. Vero. Aspetta, cioè, hanno mentito. Non importa quale campione abbiamo ricevuto la nuova skin. Excuse me? Perché cazzo ogni volta che c'è una skin di Akali la bilanciate fottutamente all'inverosimile, che gli mettete il turbo nel culo di potenza? Perché cazzo ogni volta che esce la skin di Akali la pompate all'inverosimile? Ma a noi nel bilanciamento non ci importa se c'è una nuova skin o se ci sono le skin. Però ogni volta che esce la skin di Lux noi chiaramente la buffiamo, perché a noi non ci importa di vendere le skin, ragazzi. Certo, infatti, ragazzi, Mundo, rivedete i buff di Mundo. No, non è vero, perché se fosse come dite voi, Ryze non sarebbe forte ogni cazzo di patch di mondiale, perché è il campione preferito dello sviluppatore di League of Legends ed è nel meta da 11 anni, anzi 12 se contiamo la beta, in costante. Ryze non è mai stato un anno ingiocabile, zero, perché è uno dei campioni dello sviluppatore. Casualmente Ryze è sempre forte. Se fa con quasi si deve il gioco, gli altri sono... Ah sì? Quindi è per questo che per un anno intero le persone hanno dovuto affrontare Akali, Graves,
La Chemtank. Vero, vero. Tutti si divertivano a giocare con la Chemtank, ragazzi. Voi non vi divertivate con la Chemtank? Non vi siete divertiti per 6 mesi con la... Ma pure in competitive. Sapete come si stanno divertendo a vedere ogni cazzo di game di Udyr? Ragazzi, voi non vi divertite ogni game a vedere in competitive Udyr perma piccato, perma bannato? Non è divertente secondo voi? Non pensate che si stiano divertendo tanto? E questo è utopistico. E prova a togliere i campioni come Talon, testa di cazzo, no? Magari. Se un campione deve essere come Talon o Mastery, no? Che deve premere un cazzo di tasto in croce per shottare qualcuno. Dov'è la skill? Perché sono skilled. Casualmente sanno che Annie e Mastery sono a prova di bonobo. No, non ci riuscite! No, non ci riuscite! Non ci riuscite! Sorpresa, spoiler! Non ci riuscite! Se io gioco un campione di merda, perdo tutte le partite e non mi diverto perché il campione è una merda! No, spoiler, non ci riuscite, Riot! Ragazzi, allora vi dico un onesto, parlando seriamente, un'onesta opinione. Quello che la Riot cerca di fare è utopistico. Voi non potete bilanciare un campione in modo che il professionista non ci vinca perché non è troppo forte per il professionista, ma che allo stesso tempo bilanciare un campione per quelli che sono scarsi per renderglielo più facile o non troppo facile. Cioè, è come se tu mi stessi dicendo: io non bilancio il gioco attorno a chi gioca bene, io bilancio il gioco attorno a chi gioca bene e a chi gioca una merda. Così chi gioca una merda mi fornisce il dato, perché chi gioca una merda gioca mono mastery, e siccome mastery è broken se giochi una merda, allora devo nerfarlo, anche se chi lo gioca bene dice mastery è una merda veramente, non lo posso mai giocare. Se tu bilanci il gioco così, quello che ottieni è che letteralmente in base all'elo la gente gioca determinati campioni. Esempio, se io devo giocare elo basso, non gioco Skarner con la Divine Sandra, lo gioco con la Sunfire, perché se tu mi fai che il personaggio è broken, un oggetto è broken a elo basso, perché tu lo bilanci di merda contro le pippe, ma poi a elo alto io, magari io a elo alto vorrei giocare Skarner Sunfire, lo adoro, mi piace un sacco giocare la Sunfire, tu mi hai bilanciato la Sunfire talmente male per via del tizio a elo basso che non è viabile elo alto. Cioè, facendo questo, tu stai, è come se voi vorreste, ragazzi, letteralmente, prendere i soldi del mondo e dividere tutti equamente, oppure letteralmente che se io faccio una cosa, allora voi quando fate un'azione, un movimento, buffate un campione, qualcuno sarà triste e qualcuno sarà felice, perché per la normalità delle cose ci sono persone che gioiscono di qualcosa e persone che soffrono con quella cosa. La Riot vuole ottenere che con quel cambiamento tutti e due siano ugualmente felici, nonostante uno prenda un vantaggio e uno prenda uno svantaggio. Non ha un cazzo di senso, è impossibile. È utopistico, non può funzionare. Tu non puoi fare le patch. Puoi chiaramente rendere il gioco non ingiocabile elo basso, ma non mi puoi dire: io faccio le patch perché elo basso un campione è forte. E scusami, con tutto il rispetto, right, get fucking good. Cioè, tu non puoi dire: gioca male piccolino. Se gioca male, dobbiamo bilanciargli i campioni perché lui gioca male, sennò poi non si diverte. Impara a giocare e dice: ah, cazzo, vedi, ho imparato a giocare. Mastery non è così tanto broken. Prendi Talon a bronzo, lo fai giocare Talon a un bronzo, si ammazza contro il campo e fa: Ngue, Ngue, non riesco a junglare con Talon. E right,
non ti preoccupare, adesso baffiamo Talon in giungla. Poi ti trovi Talon in giungla, a Elo Alto. Guardami, bravo, un cazzo di tatto. È stato bravo. Raio, tu non puoi bilanciare il gioco attorno ai bonobo. Non ha un senso, non è logico. Non puoi ottenere nulla. Non funziona così. Cioè, tu non mi puoi baffare Rumble in giungla perché la scimmia a bronzo non sa giocare Rumble in giungla. Ma io voglio giocare Rumble in giungla. Però a bronzo muoio dalla giungla perché non so andare in overhit. E imparo ad andare in overhit, testa di cazzo. Mica ti devo baffare il campione perché tu non sai giocare. Ma che logica è, Riot? Ma come facciamo ragioni? Scusa un attimo. Però l'alternativa è fregarsi di quelli scarsi che plagrano la maggior parte della player base. Marco, tu quando starti de cazzo di ranked, starti con l'idea di tryhardare, classificarti. Quando io starto una ranked, non puoi dire, ma lui non sa giocare, allora gli potenzio il campione a lui che non sa giocare. Poi, chiaramente, quel campione che lui non sa giocare glielo rendi facile, diventa broken da un'altra parte. Così come quel campione che tu nerfi nel pro play perché magari il tizio gioca strabene, è chiaro che se nel pro play mi nerfi, che ne so, Kai'Sa, perché Kai'Sa nel pro play per esempio è broken magari, ok? Però nel resto fa schifo. Io sono il giocatore che gioca il resto Kai'Sa dove non fa schifo, tu me la nerfi perché nel pro play la sanno usare. L'ha senso, perché vuol dire che i migliori giocatori del mondo dimostrano che quel personaggio è forte e me lo nerfi. Io non ho nulla che posso dire, ma io non posso trovarmi Kai'Sa che è una merda nel pro play, però voglio portare Kai'Sa nel pro play perché mi piace giocare campione, voglio giocare Kai'Sa challenge. Però Kai'Sa è una merda e me la nerfi perché cazzo a bronzo tutti quanti vincono con Kai'Sa. Vi sto facendo un esempio chiaramente che non è vero perché Kai'Sa è forte. Però il concetto è, come fai a bilanciare il gioco così? Devi bilanciare per forza attorno a qualcuno. Non puoi bilanciare il gioco attorno al bronzo. Puoi creare personaggi per loro. Esempio, Master Yi, Garen, Annie, Shyvana. Sei un bonobo? Non hai le mani? Sei nuovo del gioco? Non ti va di applicarti a capire come funzionano i personaggi, le skill? Ti do un personaggio statisticamente, oggettivamente semplice, che non abbia skill shot, che abbia tanti danni di base, ma che lascia tanto counterplay. Ora come ora ti trovi Yone baffato perché a bronzo, ma a me piace giocare Yone, però mica mi accoltello solo io. E poi ti trovi Yone a challenger, anzi xac xac, ti fa Zorro, ti ammazza tutto il team. Però quella bronza, ma io coglione, non riesco a dare le spadate, le misto, allora me lo devi baffare. Ma che cazzo fai? Ma infatti non devi ignorare completamente Marco, non puoi però bilanciare attorno a loro. Puoi creare dei campioni semplici, cioè quei campioni che non saranno mai forti. Esempio, Warwick. Cioè Warwick non lo vedremo mai in competitive, lo sappiamo già. Però ci sta bene, perché? Perché Warwick deve essere un personaggio per chi gli piace giocare, per le persone nuove. Ci devono essere una decina, ventina di campioni che un giocatore nuovo deve poter giocare. Poi se uno gioca, è chiaro che ambisce a migliorarsi. Se non ambisce a migliorarsi, vuol dire che è un giocatore di quelli che giocano sì e no tre partite al giorno, con l'amico, con la ragazza, che LOL manco gli piace. Ci gioca quella partita perché l'hanno obbligato, perché la ragazza ha fatto: se non giochi la partita LOL con me ti lascio. E allora quello si è scaricato magari LOL o viceversa. Anche la ragazza che si è scaricata LOL per giocare con ragazzi dice: ma a me manco mi piace, io gioco Yumi perché tanto a me il gioco non mi piace, così entro dentro qualcuno, non faccio un cazzo nel mentre parlo col mio ragazzo. Io Yumi come concept per questa cosa lo vedo benissimo, ma non mi puoi fare che Yumi sia viabile. Yumi è stata creata per la ragazza tipo che non vuole giocare a LOL, che ragazzo gli fa amore, ti prego dai, a me piace un sacco giocare a LOL, voglio fare una partita, giochi con me. E la ragazza: uff, va bene, adesso prendo Yumi. Va benissimo, dai, è una grande mossa di marketing, è geniale, ma non puoi rendere Yumi viabile. Non può essere forte. Se è un personaggio fatto per non giocare, non puoi metterlo forte. Non puoi! No, ma che sessismo! Ma è una mossa geniale di marketing, Red Vulpes. Tu letteralmente stai facendo un personaggio che non si gioca per persone che non vogliono giocare. Non è sessista, può essere pure il maschio. L'ho fatto l'esempio sia con la ragazza che col ragazzo. Quindi non è sessismo. Tutti e due i casi, picchi Yumi, non hai voglia di giocare, ti hanno obbligato, stai là, non fai un cazzo, boom! Ma non puoi renderlo forte! Grazie per il follow, Lapu TV, benvenuto. No!
Pensa te, i campioni capiscono in fretta se un personaggio è forte o no, ma te non lo capisci. Aspetta, come si risolve questo problema? Ah già, pago i giocatori per fare il bilanciamento. Incredibile, ragazzi! Wow! I giocatori riescono a capire meglio di quelli che voi pagate come si bilancia il gioco? Come potrei risolvere questo problema? Cazzo, è un dilemma esistenziale. Ah, potrei chiederlo a loro. Cazzo, non ci avevo pensato. Incredibile, potrei chiederlo a loro come si bilancia. Ma che cazzo dici? Balance is good, ma se non lo sai fare... Allora ragazzi, con tutta la sincera onestà, se ogni 2 settimane voi fate una patch e bilanciate il gioco, perché cazzo io vedo Udyr da un anno mono pick? Ragazzi, ragazzi, io vi chiedo scusa, per i credenti tappatevi le orecchie, vi chiedo scusa. Non è possibile che io per un anno vedo lo stesso cazzo di champion e tu mi dici che io ogni 2 settimane lo cambio. Non è vero, sono un anno, 366 bisestrile, pezzi di merda, che vedo Udyr. Non lo voglio più vedere. Ogni 2 settimane fai una patch, togli quel cazzo di Udyr. E vi flammano sotto tutte quelle cose del bilanciamento, vi flammano. Ragazzi, io vi giuro, io non ce la faccio, perché non è possibile che tu mi dici che ogni 2 settimane bilanci il gioco perché se un personaggio è troppo forte o troppo giocato, allora lo nerfi. Mi dici pure che tieni attenzione al pro play, quindi se i pro giocano monocampione devi nerfarlo perché non vuoi che in pro play si gioca monocampione. Eppure sono 365 giorni che io vedo mono Kai'Sa, mono Udyr, mono Dupalle. Come fai a dire che ogni 2 settimane tu cambi? Leggi qualche commento al video, ti prego. We make ton of changes to every character, maybe too frequently. Infatti tipo non è stato toccato per anni. Cavolo, un pesce d'aprile con 1.5 mesi di ritardo. So we do that, we don't, spoiler. Cioè non ce n'è uno che non li prende per il culo. Quindi però non so, vedo solo la vostra faccia. Aspetta, qual era questa? Wait, qual era? 2.48? Vai su quell'inglese lì e ridi? Aspetta. Per i commenti. League of Legends, immagino. Our goal is for you to be able to pick whoever you want. It's the absolute audacity to show Sona! C'è Seraphine che sono a B2! Perché mai dovrei giocare Sona quando mi hai creato Sona B2? The title is beyond ironic, seeing our biggest flow with Balancing. Madonna, tutti a flammarli. This is the biggest lie the company has ever told. That one son a main force to play Seraphine. Me, Riot, the Seraphine is so broken. Say no more. Meno 5 movement speed. Raga, non c'è un commento positivo. Non ce n'è veramente, raga, non c'è un commento positivo, è assurdo. Non c'è un commento positivo. As long as the Asia region is happy, we could care less about balance. I would watch this man too busy playing Yumi with my feet in diamond. Ragazzi, questa è la frase più bella del mondo. No, ma ci stanno i commenti negativi, nel senso sto ti prendono per il culo.
Sì, il titolo si potrebbe chiamare tranquillamente State zitti, questo è quello che noi facciamo, che dovremmo fare ogni volta, quindi state zitti. Cioè, tipo, noi lo non lo facciamo comunque. Camille chiuda 2K true damage, Swing Cruiser W cooldown by 1 second. Ragazzi, è assurdo, non c'è un commento positivo. Neanche uno. Neanche un commento che tipo dice, wow, good job Riot. Questa è una cosa disarmante. Cioè, non c'è una persona che abbia detto qualcosa di positivo in tutti i commenti. È assurdo. Se dite che devo essere il primo a mettere un commento positivo, è l'ultimo video della Riot che spiega il bilanciamento Oligarch, ed è letteralmente uno show di cabaret, perché a parte che si offendono da soli, tipo, ah, noi facciamo il bilanciamento, però sapete perché non riusciamo a bilanciare? Perché i giocatori sono troppo intelligenti e capiscono prima di noi se il personaggio è forte o debole. Spoiler, chiedilo a loro, no, testa di cazzo. Se glielo chiedi a loro, probabilmente ti diranno, guarda, è troppo forte, così, visto che lo capiscono prima di te, magari prova a licenziare quello che paghi per capirlo, visto che non ci arriva. Cioè, tu non puoi pagare delle persone per capire se il gioco è bilanciato e poi fai, però quell'altro ragazzo è molto più intelligente a capirlo. Assumi lui, no, testa di cazzo? Se è così intelligente, assumilo. Licenzia quello che hai. Beh, se io sono partner Riot, ma non è che devo farmi prendere per il culo. Cioè, la Riot in sé per sé come marketing fa un grande lavoro. Il gioco, meraviglioso. Il riparto del bilanciamento, cioè... Raga, il reparto del bilanciamento sono dei cazzo di clown. Ce l'ho io la parrucca, ma gliela posso tranquillamente dare. Ma come fai a dire, ma io non riesco a bilanciare perché i giocatori capiscono meglio di me come si bilancia? Chiedilo a loro, no, coglione, allora. Se lo dici stesso tu, chiedilo a loro. Io sarò pure partner, ma non vi vado a prendere per il culo, raga. Sono arrivato ora, che video è questo? Questo è il video di League Balancer for Bronzes. Cioè, praticamente, tipo, il tutorial di come loro bilanciano il gioco. E non c'è un commento positivo al video e a quello che loro hanno fatto. E tra l'altro c'ha pure un sacco di dislike. Cioè, la Riot si sta beccando merda su merda su merda e non fa nulla. Da partner Riot io sono più scandalizzato di voi che la compagnia non faccia una cosa così semplice come ascoltare la cazzo di community. Perché se non vogliono ascoltare noi partner, se non vogliono ascoltare noi streamer, almeno che ascoltino i cazzo di 10.000-50.000 commenti che gli dicono, ma siete dei coglioni, ma mi prendete per il culo. Non vuoi ascoltare i pro player? Ok. Non vuoi ascoltare gli streamer? Ok. Ascolta la tua cazzo di community. Pure i bronzi ti prendono per il culo. Pure quelli per cui tu fai le patch e dici, ragazzi, noi bilanciamo il gioco attorno ai bronzi. E pure i bronzi ti dicono che fai un lavoro di merda. Ma perché per i bronzi l'Iron è completamente ignorato? Anzi, l'Iron non esiste. L'Iron è uno stato mentale, ok?